Buongiorno ragazzi, bentornati. Oggi terza parte della spiegazione di come si organizza un viaggio in Sud America. Andiamo a nord? Ah sì, perché più giù non si può. Più giù non si può, siamo usuari, quindi dobbiamo risalire necessariamente. Come promesso vi parleremo del carnet de passage e Della patente internazionale. ce ne sono due tipi, quella di Ginevra e quella di Vienna, quindi ti spiegheremo quale serve, o meglio, non serve probabilmente. No, a noi non ce l'hanno mai chiesta. Mai chiesta, e inizieremo a zigzagare un po' tra Cina e Argentina e affronteremo la nostra prima montagna. Agua Negra. Agua Negra, 4.800 metri, da paura veramente. Stupenda. E in più capirete la necessità di avere un pneumatico di scorta, in particolare in Argentina. Non Perché in Argentina? si trovano e costano tanto, ma comunque seguite il video e capirete meglio. Andiamo. Andiamo. Ripartiamo, andiamo verso nord, questa volta decidiamo di andare per la ruta 3, quindi fare la costa argentina. Arriviamo fino a Comandante Luis Pedro Buena. Qua, visto il paesaggio noiosissimo, decidiamo di tagliare per la 288 e ritornare a Governador Gregores. Oggi è una giornata, cioè o meglio oggi, questa giornata è l'ultima per arrivare a Governador Gregores. Davvero difficile, tanto vento, decidiamo di fermarci anche su consiglio di persone che abbiamo trovato al benzinaio che ci dicono è impossibile proseguire, quindi decidiamo di dormire qua. Dopo la notte ripartiamo la mattina seguente, ma il vento non ha smesso, anzi è peggio. Troveremo poi anche degli articoli di giornale che vi facciamo vedere dove il vento soffiava più di quasi 120 km orari. Si fa veramente tanta fatica a viaggiare. Siamo sulla ruota 40, direzione nord, ma si fa fatica, non si sta in piedi. A un certo punto troviamo fermi sulla strada una coppia, lui è americano, statunitense, e lei del Nicaragua, che sono rimaste a piedi con la moto. Ci fermiamo per aiutarli, dopo di noi arrivano degli ragazzi brasiliani con delle Harley Davidson, sono veramente bravi, smontano il carburatore, insomma stiamo fermi un po', fino a quando la moto riparte. Noi abbiamo parcheggiato la moto, però il vento ce l'ha fatta cadere, quindi abbiamo fatto qualche danno alla valigia, non sta più agganciata bene, Sonia deve fare quasi 100 km tenendo con un braccio la valigia destra. Quando arriviamo a Bayo Caracoles, chi ha visto i video precedenti si ricorderà dove abbiamo trovato Alvaro, dove c'è il distributore. E qua chiediamo, è domenica tra l'altro, chiediamo a un signore, un gommista, se ci presta una mazza, un martello e un pezzo di legno e raddrizziamo in qualche modo la valigia. Allora, siamo quasi arrivati a San Carlos di Bariloche. Adesso siamo fermi su un lago che sinceramente non sappiamo come si chiama, ci informeremo. Bellissimo perché ha un blu intenso, proprio bello. Ci siamo fatti un po' di foto. Sei così seria oggi? Perché sono seria, perché praticamente siamo a filo del, come si dice, precipizio. Praticamente da qua abbiamo un 50 centimetri e andiamo direttamente in acqua. Allora devo farla seria perché così sta male. Riparazione. Impossibile, ma riparazione. Abbiamo visto anche la gomma che ha dei tagli profondissimi, probabilmente resteremo a piedi. Ma dai. A Bariloche ci accorgiamo di avere un pneumatico con un taglio profondo, più tagli, di cui uno è profondo, quindi decidiamo di andare dal gommista per sostituirlo. Non lo troviamo perché sono misure che qua non si usano, decidiamo di montare il nostro che abbiamo di scorta e di tenerci l'altro per dove poi. Per ottimizzare i tempi in Argentina bisogna arrangiarsi un po', ragazzi. Qua ti fanno aspettare ore, 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 ore. Andiamo.
velocizzare i tempi, smontiamo noi il cerchione, loro fanno altro che sostituire la gomma dal cerchio, lo rimontiamo noi. Nonostante tutto, dalle 8:30 partiamo alle 11:30. Lasciamo San Carlos de Bariloche, direzione Cile, lasciamo questa fantastica regione con dei laghi fantastici. C'è tanta gente, c'è tanto turismo, è una dogana un po' lunga, ma vogliamo parlarvi del carnet de passage. Carnet de passage, se voi andate a controllare sul sito di Viaggiare Sicuri, vi diranno che per il Cile è consigliato, che per il Perù è obbligatorio. Noi ci siamo informati da altri viaggiatori, ci hanno detto che non serviva. Ci siamo fidati normalmente. Naturalmente siamo partiti senza, effettivamente non serve a nulla, nessuno ve lo chiede, probabilmente non sanno neanche cosa sia, quindi non fatelo se dovete andare in Sud America perché risparmiate almeno 500 euro e tanta burocrazia inutile. Ci fermiamo poco sopra Santiago del Cile e qua inizia la prima vera salita del nostro viaggio, la prima vera montagna, passo Los Libertadores. Prima di arrivare a Los Libertadores si percorre la famosa Caracoles. Allora, siamo al Paso Liberador. Non so se si vede, eccolo là. Caracoles, Caracoles. con tanto trafficone. Ah, bellissimo. Il sole scotta, si sono 21 gradi, benissimo, benissimo. Bene, adesso proseguiamo. Andiamo a Libertadores, Mendoza e poi sempre più a nord. Ciao ciao. Attraversiamo ancora la dogana, rientriamo in Argentina, una dogana abbastanza moderna, scendiamo a Mendoza, ma prima passiamo al Ponte dell'Inca. Vogliamo ricollegarci a un fatto che ci è accaduto, ci ha fermato la polizia argentina, stavamo effettivamente superando dove non si poteva, però sapevamo, eravamo informati del fatto che comunque cercano di raccattare qualche soldo, insomma. Ci fermano, iniziano a dirci, a chiedersi i documenti, fortunatamente se avete guardato l'episodio precedente avevamo l'assicurazione, solitamente tanti non fanno perché è complicato fare. Controllano la patente, il libretto, vediamo che stanno lì, avete fatto un'infrazione, dovete tornare indietro, domani è festa, effettivamente era festa, dovete aspettare 2 giorni, sono 300 dollari di multa, e vediamo che stanno lì, che guardano i documenti, continuano a riguardare, finché arriviamo al punto che facciamo quello che non si dovrebbe fare, dare una mancia e ripartiamo. Per quanto riguarda la patente abbiamo sempre girato con quella italiana, queste patenti internazionali che richiedono vale come per il carnet de passage, non servono praticamente a nulla. Noi l'avevamo, ma non l'abbiamo mai usata. A Mendoza ci fermiamo 2 o 3 giorni, una città bella da visitare. Ripartiamo, seguiamo il consiglio del proprietario dell'ostello, invece di percorrere la ruta 40 direzione San Juan, percorriamo la 149. Mai fidarsi dei consigli dei locali. Quello che per loro è una strada bella da percorrere, per noi è un disastro.
Sicilia, praticamente era quella strada bellissima, non è che avevamo proprio bisogno di vedere. Abbiamo guardato solo il Ripio. Il Ripio, come? Grazie del consiglio, mister. Mai fidarsi dell'Argentina, consiglio della strada. Poi ho percorso questa strada, ci fermiamo a passare la notte a Las Flores, per essere pronti la mattina seguente ad affrontare la dogana e finalmente il Paso Agua Negra. Possiamo dire che è sicuramente il posto più bello del viaggio che abbiamo raggiunto in moto, perlomeno. Non lo diciamo solo noi, se parlate con qualsiasi viaggiatore che ha girato tanti posti nel mondo, viene sempre messo tra quelli più affascinanti, quindi veramente uno spettacolo. Facciamo la dogana, abbiamo prima 40 km argentina, abbiamo 40 km di asfalto e poi altri 35 per arrivare alla vetta, 4800 metri circa, di Ripio, ma percorribile in buono stato. Scendiamo dal lato cileno, forse paesaggisticamente più bello, qui sono colori, montagne affascinanti, è un lago, laguna a 3000 metri di altitudine. Vi lasciamo qualche immagine che merita sicuramente. L'Agua Negra si lascia senza fiato per due motivi, per i paesaggi e per l'altitudine. Scendiamo alla Serena, una bella città accogliente, troviamo un ostello gradevolissimo col garage per la moto. Qui riusciamo a reperire il pneumatico posteriore, si trova solo nelle grandi città. Qui siamo pronti per ripartire, sempre verso il nord. E non perdetevi il prossimo episodio, vi parleremo del mal di montagna, dell'altitudine insomma, e del costo complessivo del viaggio, insomma.